Tolentino Pineto, ovvero terza e quinta forza del campionato, seconda e terza miglior difesa del girone, si affrontano a Della Vittoria nel penultimo atto della stagione regolamentare del girone F del campionato di Serie D. Identici e speculari gli schemi tattici dei due mister che schierano le due formazioni con il tradizionale 3-5-2. Qualche variazione di uomini per mister Mosconi, che non può contare sulla disponibilità di Edoardo Mengani, appiedato dal giudice sportivo, in panchina anche Tortelli, Miccoli e Bonacchi. Difesa con la linea composta da Nonni, Salvatelli e Stefoni, linea mediana con Strano, Lattanzi, Bartoli, Capezzani e Severini, in avanti capitano Ettore Padovani e Andrea Zammarchi. A Mauro risponde con Della Quercia, Pepe e Messica in difesa, Galeoni, Domizzi, Pezzotti, Cascione e Minincleri nella metà campo e linea offensiva con Barlafante e Romano. È la squadra di casa, quest'oggi in maglia nera, a creare la prima opportunità dopo appena tre giri d'orologio. Dubbio contrasto in aria su Bartoli, ma l'arbitro lascia continuare a giocare. Cinque minuti più tardi il Tolentino crea l'occasione più ghiotta per sbloccare il risultato. Zammarchi sulla sinistra sguscia, liberandosi facilmente di alcuni avversari. Tira a giro di un nulla fuori bersaglio. All'undicesimo di gioco, per la prima volta, sono invece gli adriatici a farsi pericolosi. Romano prova a colpire verso lo specchio della porta ed in qualche maniera Maricchi evita la capitolazione. Qualche secondo prima del ventesimo di gioco, buona la giocata dei cremisi, Capezzani allunga per capitan Padovani, che però non arriva con il tempo giusto sul pallone. Prende coscienza della propria forza la formazione di Amaulo, che va vicino al vantaggio al ventisettesimo. Minincleri dalla sinistra per Barlafante, palla al lato. Il risultato si sblocca al 33° di gioco, a seguito di una respinta della difesa cremisi. Federico Barlafante è bravo a trovare la giusta traiettoria e mette la sfera nel sacco per l'1-0 ospite. Accusa il colpo la formazione di Mosconi, che non riesce a reagire, e 9 minuti più tardi di fatto la partita può considerarsi chiusa. Minincleri questa volta si mette in proprio e dal vertice dell'area di rigore a giro mette di nuovo alle spalle del portiere cremisi. In avvio di ripresa gli ospiti controllano agevolmente, il Tolentino si fa vedere in avanti al 13°, Bartoli conclude, respinta di Mercorelli, si avventa sul pallone Zammarchi che però spedisce sul fondo. Al 18° arriva il terzo sigillo di giornata ospite. Da lunga distanza Domizzi mette sul 7, prova ad intercettare il pallone il portiere cremisi senza nulla fare e siamo sul 3-0 in favore del Pineto. Al 36° il Pineto, in una partita veramente perfetta, potrebbe trovare il quarto sigillo, ma questa volta il diagonale di Pezzotti è fuori misura. Al 3° minuto di recupero Zammarchi trova la rete della bandiera cremisi, realizzando la sua 7ª rete stagionante, superando così l'estremo difensore Mercorelli. 3 punti importanti per il Pineto, che nell'ultima di campionato attende la San Benedettese, mentre oggi la formazione di casa nulla ha potuto nei confronti della superiorità della formazione abruzzese. Allora mister, partita perfetta oggi quella del Pineto. Le stesse parole che ho detto ai ragazzi prima di entrare in campo. Contro una squadra importante e che sta facendo un grandissimo campionato, dovevamo fare una grandissima prestazione, ma non soltanto un tempo, per 95 minuti. L'abbiamo fatta con buone geometrie, con un buon fraseggio, quindi penso abbiamo creato tanto e abbiamo vinto con merito. Quindi è una partita che mi soddisfa, quindi voglio fare un plauso ai ragazzi per la prestazione fornita. Ed ora ci si giocherà tutto nell'ultima giornata contro la San Benedettese. Sì, volevamo questo, volevamo giocarci le nostre chance all'ultima giornata e serviva un risultato positivo e l'abbiamo trovato e adesso ci prepariamo per questa sfida finale che magari un mese fa era impensabile, e nonostante che abbiamo avuto problemi in organico, giocatori che hanno tirato tanto la corda, qualcuno gioca diciamo, con problematiche fisiche, però la prestazione oggi mi fa ben sperare per giocarci questa ultima partita, per un risultato importantissimo e faremo di tutto per centrarlo. Allora mister, uno scivolone interno che non ci voleva. Stagione fantastica, dispiace aver chiuso così, scivolone contro una grande squadra, hanno trovato subito gol, ma va soltanto applaudita la squadra per quello che hanno fatto nel corso di questa stagione. Poi loro prima di tutto hanno fatto quasi tre tiri sotto l'incrocio, perciò non dobbiamo parlare da partita, dobbiamo parlare della grande stagione che hanno fatto questi ragazzi che se lo meritano. Ecco mister, ora ci attende questi 90 minuti a Monte Giorgio e poi ci si butterà nei play-off.
Certo, è un sogno, quello abbiamo fatto è un sogno, cioè affrontiamo questa partita di playoff che sarà una bella gara, non si sa contro chi dobbiamo giocare, però va bene, rimane il percorso fantastico che abbiamo fatto, è normale, dispiace a tutti chiudere in casa, però questo è calcio, abbiamo pagato dazio a livello fisico e mentale con la partita con la San Benedettese, anche perché la squadra era partita bene, però è così, questo è un gruppo di ragazzi eccezionali e cercheremo di vendere gara alla pelle nei playoff. Ecco, mister, oggi ha cambiato qualcosina dal primo minuto, ha dato spazio a quelli che hanno giocato un pochettino meno durante la stagione. Sì, ma perché sono tutti titolari, se Maricchi si meritava questa cosa, perché era un ragazzo positivo, ma tutti. Io sono contento per come hanno approcciato la partita contro una squadra forte. Poi è normale, il gol ha rotto l'equilibrio quando ha fatto subito un grande secondo gol, però va bene, oggi era un premio da dare a tutti perché tutti hanno contribuito, anche chi ha giocato meno, a fare questa grande stagione, a partire pure dal ragazzo 2004 che ha fatto una grande partita finché è stato bene fisicamente.